Le ambulanze di seconda mano acquistate dall'ASP di Cosenza, dalla Regione Lombardia, in particolare dall'Agenzia regionale Emergenza Urgenza, hanno innescato un fuoco di polemiche. Per il presidente della Commissione Sanità al Comune di Cosenza, Giuseppe Ciacco, quella spesa è stata un vero e proprio bidone. Al consigliere Ciacco ha fatto eco nel pomeriggio il PD regionale, che ha parlato di ambulanze con oltre 200.000 chilometri, mentre la Lombardia svecchia il suo parco automezzi, la Calabria le acquista per una sanità di serie B. A cercare di spegnere le polemiche sull'acquisto dei mezzi è Antonello Graziano, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che fa chiarezza sull'accordo con Areo Lombardia parlando non di un pacco, ma di un affare per le casse dell'ASP, che ha ridimensionato la cifra spesa dall'azienda e servita comunque solo per l'acquisto di 10 ambulanze, mentre le automediche sono state donate. I mezzi in questione, specifica, sono seminuovi con al massimo 18.000 chilometri e che andranno a sostituire quelli usate al momento, in attesa che entro ottobre si completi l'acquisto di 100 mezzi nuovi.